Assessore, in questi giorni si parla di disposizioni europee per quanto riguarda i veicoli elettrici, le auto elettriche. Si parla di ingresso gratuito nelle ZTL, di parcheggi gratuiti, ma per il comune di Teramo che cosa è previsto? Per il momento nulla, nel senso che l'ingresso gratuito l'ingresso nella ZTL è una possibilità non prevista a Teramo. Perché? Perché la ZTL della nostra città è stata fatta non per avere meno inquinamento, ma per avere meno auto in città. La nostra ZTL è piccola, cioè riguarda un quartiere di Sant'Anna, riguarda i due corsi, che tra parentesi sono stati già individuati, il corso San Giorgio e via Capuani, come area pedonale, quindi andiamo al di fuori della ZTL. Quindi il nostro obiettivo è togliere le auto all'interno di questi spazi urbani importanti. Nelle grandi città, invece, Roma, Milano, e lì è ovvio che il problema è di inquinamento e quindi l'utilizzo delle auto elettriche va in quella direzione. Per quanto riguarda i parcheggi gratuiti, invece, è un discorso che si potrebbe fare, ma adesso stiamo aspettando l'aggiudicazione della gara per la gestione dei parcheggi, che dovrebbe terminare a breve, e quindi con il nuovo gestore potremmo fare un ragionamento anche di utilizzo e di agevolazioni per alcune categorie. In questo caso, per le auto elettriche, penso che ci siano le caratteristiche, però ovviamente un discorso da fare a tavolino con chi arriverà per un servizio veramente importante per la città di Teramo. E lo stesso vale anche per l'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche? Quelle ci stiamo lavorando, sono già partite due installazioni di Bicerge, una su via Pannella e l'altra al Parco della Scienza. A brevissimo verranno installate altre sei postazioni, San Nicolò, Collaterrato, Colleparco, Villa Mosca, insomma in altre parti della città. Anche Enel X ha presentato il 12 di luglio altre 11 richieste. Pensiamo che tra qualche mese questa città possa guardare ancora di più verso il futuro, come già stiamo cercando di fare. Ci troviamo proprio di fronte alla fioriera che nella notte tra venerdì e sabato, più o meno alle 3:30 del mattino, è stata rovesciata da un gruppo di, possiamo chiamarli, balordi. Eh sì, purtroppo sì, per non definirli altro, è stato uno sfregio importante a questa città, perché proprio sulla via principale, sullo spazio pubblico più importante, le istituzioni quindi a questo punto hanno fatto il proprio compito, perché spesso si è anche polemizzato, qualcuno anche politicamente in modo strumentale, sull'utilizzo delle telecamere. Hanno fatto il proprio dovere, quindi a questo punto il passaggio ulteriore qual è? Cercare di individuare queste persone. Ovviamente dal video si vede poco, però insomma alle 4 di notte a Teramo non saranno rientrate centinaia di ragazzi con quelle scarpe o con quel giubbino, e quindi qui tocca anche un po' alle famiglie cercare di capire cosa sia successo e ovviamente poi fare i propri passi conseguenziali. Noi, se qualcuno si facesse avanti, per noi sarebbe cosa gradita, anche perché uno potrebbe un attimino dare un segnale. Un segnale di rispetto soprattutto a questa città, per cercare di mandare un messaggio a tutti gli altri e fare in modo che questi episodi non avvengano più. Ecco, ancora una volta ribadiamo l'importanza dell'impianto di telecamere a circuito chiuso. Beh, sì, ma se gli impianti sono in città, ma ci sono anche telecamere private, insomma, quindi la città è abbastanza controllata. Teramo è una città sicura. Adesso c'è qualcuno che politicamente non sa cosa dire più e si butta su questo argomento, però insomma la città è sorvegliata, ce ne vorrebbero degli altri, stiamo lavorando in quella direzione. Adesso non dipingerei Teramo come una città insicura dove c'è bisogno di tantissime telecamere, però in queste condizioni sono stati utili, e quindi speriamo che qualcuno si faccia avanti ripeto, per dare soprattutto un messaggio importante, per far sì che queste cose non accadano ulteriormente.